Ciao a tutti e namaste. Oggi secondo chakra, Svadhisthana chakra, situato nei genitali. Ci possiamo portare sdraiati con la schiena a terra, i piedi a contatto col terreno, i talloni vicino ai glutei. Iniziamo a fare le pulsazioni del bacino. Quando inspiro sollevo la zona lombare e quando espiro la appoggio al pavimento. Inspiro, apro il bacino ed espiro, lo chiudo. Oppure inspiro, faccio passare le formiche sotto la zona lombare ed espirando le schiaccio. Faccio questo movimento utilizzando il respiro e cercando di non utilizzare l'addome, ma la pressione dei piedi per terra. Ora portiamo fuori l'aria, le ginocchia prima a destra, inspiro le riporto al centro e espiro le porto a sinistra e continuo a fare tergicristallo. Porto le ginocchia al petto, mi porto su un fianco e ci portiamo in quadrupedia. Con le mani bene aperte sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, il collo del piede ben attaccato a terra. Inspirando, faccio partire il movimento dal bacino, lo apro, faccio scivolare l'ombelico verso il basso, apro il petto, guardo il soffitto ed espirando, porto la coda tra le gambe, l'ombelico sale al soffitto e gli occhi guardano l'ombelico. Inspiro, apro dal basso verso l'alto, ruotare bene indietro le spalle, espiro, chiudo sempre dal basso verso l'alto. Continuo a premere forte a terra sotto le tibie, le dita delle mani bene aperte, le braccia distese. Il prossimo inspiro mi porto nella posizione neutra, giro le dita dei piedi ed espirando mi porto a cane a faccia in giù con le ginocchia piegate. Inspirando stendo una gamba ed espirando la piego e stendo l'altra. Posso scegliere da che parte iniziare. Cerco di fare ogni movimento guidato dalla fase respiratoria che ho scelto. Lascio che la testa cada, le braccia siano bene distese, le spalle lontane dalle orecchie e i fianchi allungati. Mi fermo, guardo avanti e porto, inspirando, il piede destro all'esterno della mano destra. Apro bene il petto, faccio salire il cuore verso l'alto. Se me la sento, quando me la sento, posso portare prima l'avambraccio sinistro, poi l'avambraccio destro a terra e continuo a tenere il petto aperto, le spalle lontane dalle orecchie e resto. Se non riesco a stare in questa posizione, va benissimo con le braccia distese e le mani sotto le spalle. Prima stendo il braccio destro, poi il sinistro, guardo ancora avanti, inspiro ed espirando mi porto in Adho Mukha Svanasana o cane a faccia in giù. Inspiro, porto il piede sinistro all'esterno della mano sinistra e di nuovo posso restare con le braccia distese e il petto aperto oppure appoggiare questa volta prima il gomito destro, poi il gomito sinistro e rimango nella posizione della locusta. Stendo prima il braccio sinistro, poi il braccio destro, guardo avanti, inspiro ed espirando di nuovo Adho Mukha Svanasana o cane a faccia in giù. Mi porto inspirando in panca, appoggio le ginocchia divaricate sul tappetino, unisco le punte dei piedi, inspirando apro il petto, cobra sospeso ed espirando mi vado a sedere sui talloni, Balasana. Inspiro, apro bene il torace, stringo forte ano genitale ombelico ed espiro mi chiudo. Inspirando torno ad aprire, porto il cuore al soffitto, il pube verso il mento ed espirando mi accovaccio in Balasana. Ancora una volta, espiro, mi riporto in quadrupedia, unisco le ginocchia, giro i piedi ed espiro, cane a faccia in giù.
Dentro l'aria porto il piede destro tra le mani, appoggio il ginocchio sinistro, estendo il collo del piede. Inspiro successivo, sollevo il busto, sollevo le braccia. Cerco di tenere attivo mula bandha, ano genitale ombelico. Faccio salire il pube verso il mento, apro il cuore e lo voglio portare al soffitto. Mentre espirando leggermente scendo col bacino. Il prossimo espiro mani ai lati del piede destro ed espirando panca chaturanga. Inspiro cane a faccia in su, espiro cane a faccia in giù. Ovviamente c'è la versione facilitata, se lo desidero posso guardare negli altri video del saluto al sole. Il prossimo inspiro, porto il piede sinistro tra le mani, appoggio il ginocchio destro, stendo il collo del piede, sollevo il busto, sollevo le braccia e anche qui porto il pube verso il mento, porto il cuore verso il soffitto e ogni volta che espiro faccio scivolare il bacino verso il basso, facendo attenzione di tenere il ginocchio sinistro sulla caviglia sinistra. Espiro, mani a terra, inspiro, stendo la gamba dietro e panca, espiro, chaturanga, inspiro, cane a faccia in su ed espirando, cane a faccia in giù. Allungo bene i fianchi, porto il sacro verso il soffitto, il coccige verso il soffitto, apro bene le spalle, le dita delle mani. Il prossimo inspiro, porto il piede destro all'esterno della mano destra. Apro bene il petto e il prossimo inspiro, raccolgo anche il piede sinistro all'esterno della mano sinistra e mi porto in Malasana. Resto col petto aperto, allungo bene la colonna. Se questa posizione è scomoda posso mettere dei rialzi, degli spessori sotto i talloni. Apro il braccio destro verso il basso, il braccio sinistro verso l'alto, allungo bene il fianco. Inspiro ed espirando porto le mani al centro del petto di nuovo. Ora porto il braccio sinistro in basso e il braccio destro in alto. Ritorno con le mani al centro. Porto le mani a terra, sollevo il bacino, porto indietro prima la gamba sinistra e poi la gamba destra e mi porto in cane a faccia in giù. Inspiro, piede sinistro all'esterno della mano sinistra. E il prossimo inspiro raccolgo il piede destro all'esterno della mano destra. Mi riporto di nuovo in Malasana. Porto il braccio sinistro verso il basso, il braccio destro verso l'alto e osservo la mano in alto, tengo le spalle lontane dalle orecchie e di nuovo se ho bisogno porto un rialzo sotto i talloni. Espiro, mi porto con le mani al centro del petto in Anjali Mudra. Porto il braccio destro verso il basso, il braccio sinistro verso l'alto e mi apro. Ritorno con le mani al centro del petto. E questa volta sollevo il bacino e porto indietro prima la gamba destra e poi la gamba sinistra. Porto le ginocchia al pavimento, mi porto in Balasana, nella posizione del bambino, e resto con le braccia lungo i fianchi. Vado a respirare bene nella zona lombare.
Quando me la sento, mi posso portare seduto o seduta. Unisco i palmi delle mani al centro del petto e sollevo gli angoli della bocca verso l'alto. Espirando, porto la fronte verso le dita delle mani, apro gli occhi, metto a fuoco le dita, porto i pollici alla fronte e namaste. Grazie, alla prossima. Ciao!